Ti piacerebbe sfogliare il Burda Dicembre 2019 e creare il tuo guardaroba fai da te per questo inverno? Ti piacerebbe realizzare degli outfit che però vanno bene 4 stagioni per te e per le tue bimbe o nipotine? Dai tessuti più caldi per i cappotti sfasati fino alle t-shirt dritte facili da realizzare. Un numero interamente dedicato ad una moda autunno-inverno, dedicata però a 4 stagioni, che ci arricchisce il guardaroba fai da te di grazia ed eleganza. Se hai voglia di cucire il tuo guardaroba curvy, sei nel video tutorial giusto. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial di oggi. Bentornate cuci amiche e cuci amici nei miei video tutorial di cucito sartoriale e benvenuta a te, nuova cuci amica, se è la prima volta che vedi un video sul mio canale. Oggi sfogliamo assieme il Burda Dicembre 2019, uno dei numeri della rivista che mi sono piaciuti veramente in assoluto maggiormente nel corso di questo 2019. Mettiamoci subito all'opera con Welcome Christmas, il servizio dedicato alle festività natalizie con il gilet da bimba. Il modello 131 nelle taglie dalla 92 alla 122, di difficoltà 2 pallini. L'aspetto bello è che è facile da realizzare. Il mio consiglio personale in questo caso è quello di andare ad allungare il gilet e trasformarlo in un bel gilettino a 3/4 che ci aiuta a coprire le nostre bimbe anche nella stagione più fredda, sempre con un look molto trendy. È abbinato alla giacca con zip 122A nelle taglie dalla 36 alla 44, difficoltà 2 pallini. È sempre in eco pelliccia per il rispetto animal friendly. Le proporzioni sono molto comode. In questo caso, se volete realizzare un outfit sportivo, optate per il cappuccio e la pelliccia a pelo lungo. Se invece desiderate optare per un outfit un attimino più stiloso e particolare, togliete le maniche e andate a realizzare questa sorta di gilet con cappuccio smanicato, perché la manica è un po' cascante, quindi vi permetterà, come lo vedete bene qui nel taglio, di avere comunque la parte iniziale della manica coperta. È veramente un'ottima scelta. La seconda svasata 108A nelle taglie dalla 36 alla 44, difficoltà 2 pallini, ha un gioco di inserti che però personalmente non mi convince, non tanto nel gioco degli inserti, che è veramente molto carino, quanto nella lunghezza della gonna, perché già l'inserto obliquo da movimento ho un po' il timore che la lunghezza così eccessiva della gonna invecchi un attimino l'outfit, ma basterà semplicemente alzare l'orlo di una quindicina di centimetri. Delizioso l'abito bimba 128 nelle taglie dalla 92 alla 122, difficoltà 3 pallini. Secondo me è stato messo a difficoltà 3 pallini per tutte le balze da arricciare, ma con il piedino arricciatore saremo delle vere professioniste. È rifinito da un nastrino che, per semplificare, possiamo già acquistare il nastrino delle bomboniere. E se accettate il mio consiglio, togliete i bottoncini davanti che magari ci possono complicare la vita e semplicemente fate lo scollo un centimetrino tutto più largo per farci passare anche la testa. Immancabile il cardigan bimba 132 nelle taglie dalla 92 alle 122. La difficoltà è un pallino. Perché? Perché cuci amiche lo possiamo realizzare interamente in tagliacuci. Unica variante in questo caso, se le nostre bimbe sono piccine, accorciate la stondatura dell'orlo per rendere questo cardigan un po' più cortino. E andate ad inserire un nastrino qui al centro con un bel fiocchetto magari di velluto per permettere alle nostre bimbe di chiudere il cardigan e far sì che questo non cada sotto le spalle. L'abito con nervature 106A nelle taglie dalla 36 alla 44 ha difficoltà a 3 pallini, soprattutto per tutte le nervature, ma è un abito che merita l'impegno nella sua realizzazione. In questo caso vi suggerisco di utilizzare dei tessuti molto leggeri come il crepe, come lo chiffon, come anche il cotone o la viscosa di lana molto leggera, perché abbiamo bisogno di tessuti comunque fluenti. Spoilero già, cuci amiche, che questo è uno dei miei abiti preferiti, l'abito sagomato 102A nelle taglie dalla 36 alla 44, difficoltà 3 pallini, ma una linea classica evergreen, andrà sempre di moda in base alla stoffa che decidiamo di utilizzare con una décolleté carne o con una décolleté in vernice, sarà in grado di rendere il nostro outfit da elegante a molto deciso. Un piccolo consiglio: andrei a sostituire questa cintura di tessuto con una bella cinturina di pelle per dare un look molto più minimalista e andrei a realizzare la manica al gomito perché la trovo decisamente molto raffinata.
La vestaglia kimono, la 109, nelle taglie dalla 36 alla 44, ha tre pallini di difficoltà. Io questa volta porrei i pallini a due soltanto, perché la manica è molto semplice da realizzare, perché è molto ampia, possiamo rimuovere le tasche. Se non vogliamo utilizzare una vestaglia con le tasche, possiamo rimuovere il profilo di piping nella parte davanti decorativa per ottenere una vestaglia molto più semplice. Anche qui, cuci amiche, il mio consiglio diventa l'utilizzo delle viscose stampate leggere. Se voglio una vestaglia che non tenga caldo, ma che sia sinuosa, scivolosa e bella, mentre vi consiglio di utilizzare un pile leggerissimo se abbiamo voglia di una vestaglia calda e accogliente. Da provare i pantaloni da jogging 105 A nelle taglie 36-46, difficoltà 2 pallini, sono dei pantaloni sportivi, ma attenzione, non fatevi ingannare dall'elastico in vita, perché questi pantaloni hanno due pieghe davanti e una tasca. Attenzione alle cuci amiche che hanno i fianchi un attimino larghi, perché la tasca in questa posizione qui allarga il fianco, per cui il mio consiglio personale è quello di andare a realizzare questi pantaloni senza tasche per quelle fisicità un attimino più a pera e quindi più formose nel fianco. Il cappotto bimba 129 nelle taglie 92 fino alla 122 ha tre pallini di difficoltà, soprattutto perché dobbiamo andare a realizzare la paramontura interna del cappottino e le tasche. Ma se siamo intimorite da questo passaggio, togliamo le tasche, togliamo le asole e mettiamo dei bei bottoni a pressione per andare a realizzare un cappotto molto semplice, magari in panno di lana o eventualmente, io ve lo consiglio, in ecopelliccia, perché la morbidezza di questo capo rende la vestibilità dell'ecopelliccia davvero stilosa. Un guardaroba molto luxury per le nostre bimbe. Possiamo accompagnare il modello del cappotto con la giacca corta 111A. Nelle taglie dalla 36 alla 44 è di difficoltà 3 e qui concordo per la lavorazione di questi ampi revers evidenziati appunto da queste impunture. In questo caso è realizzato in panno di lana morbido. Io vi consiglio di andarlo a realizzare volendo anche in ecopelliccia nel corpetto e in panno di lana nel collo per creare anche un gioco di bicromia e rendere ancora più personale il nostro guardaroba fai da te. Facilissima da realizzare la shirt dritta 107B nelle taglie dalla 36 alla 44 ha tre pallini di difficoltà ed è personalizzata da una cucitura centrale di manica completamente aperta, o meglio, è semplicemente chiusa da dei bottoncini, un modello decisamente raffinato. In questo caso, se volete un outfit molto elegante, scegliete uno chiffon a tinta unita nei classici colori del blu, del nero o del rosso borgogna. Mentre se desiderate utilizzare questa t-shirt in modo un pochino più casual, scegliete delle stoffe a stampa microfiorata, evitate i fiori grandi nella parte superiore del corpino perché non donano raffinatezza quando dobbiamo utilizzare quest'outfit in modalità informale per delle cene a casa o con degli amici. La casacca bimba 130, sempre nelle taglie dalla 92 alla 122, a difficoltà 2 pallini. Mi piace molto l'effetto di finta manica raglan dato da questo giochino dello sprone della spalla e mi piace altrettanto l'arricciatura che viene realizzata tecnicamente sottoseno come altezza. È molto bella, secondo me, se l'andate a modificare con questo semplice accorgimento. Allungate l'orlo di questa casacchina e fatela diventare un mini abito da indossare con dei leggings in un leggero velluto stretch o in una viscosa stampata o ancora in una viscosa di lana leggerissima con delle stampe floreali sempre molto piccole e molto raffinate. Un altro masterpiece molto semplice, elegante, raffinato e minimalista, la blusa con ruche 101A nelle taglie dalla 36 alla 44 a tre pallini di difficoltà. La linea è decisamente classica con queste due pence orizzontali, impreziosita dall'arricciatura nella parte centrale davanti del corpetto. Se volete una variante a questa casacca, vi consiglio di togliere l'arricciatura e tenere il semplice colla listino, perché è una casacca che si presta a moltissime varianti. Come potete anche tenere la casacca in viscosa, in chiffon, in tinta stampata, mentre l'arricciatura della parte davanti e del colletto potete sceglierle in tinta unita per un composé decisamente di sicuro successo. Facilissima da realizzare la casacca in maglia, decisamente trendy, è in tessuto di maglia e quindi la possiamo lavorare in tagliacucci. La numero 104 nelle taglie dalla 36 alla 44 ha difficoltà 2, secondo me possiamo anche scendere a difficoltà 1 se non ci facciamo spaventare dal collo, è semplicemente una cucitura doppiata e cucita con la tagliacucci a 4 fili, 2 aghi, come vedete nel video tutorial correlato che trovate linkato qui sotto. Basterà infatti che clicchiate sul titolo del video e vi comparirà la descrizione completa con anche il video tutorial correlato appena citato. Una piccola modifica che vi consiglio: togliamo dal retro della casacca i bottoni, facciamo una cucitura dritta e avremo una casacca facilissima da realizzare.
Il secondo servizio è il must have, effetto smoking, quindi una banda colorata e i pantaloni diventano un hit piece irrinunciabile. Infatti i pantaloni con banda laterale 120 nelle taglie dalla 36 alla 46 hanno tre palline di difficoltà anche per tutti i tagli di lavorazione, ma vi assicuro che più tagli ci sono su un capo più è facile sdifettarlo, ossia rimuovere i difetti. Li possiamo realizzare in un punto Milano che è bielastico, in un punto Roma ma anche in un jersey morbido o comunque in un jersey di viscosa piuttosto sostenuto, sia in tinta unita con una leggera lavorazione magari lurex sulla banda laterale, o perché no in tinta stampata con la striscia di dettaglio in tinta unita. Ski style, che sono i dettagli che richiamano il nostro guardaroba per le vacanze in montagna, con la gonna con zip, la 119, che è in velluto a coste. Torna nuovamente il velluto, come avete visto anche in altri miei video tutorial correlati che trovate linkati qui sotto. Infatti il velluto è perfetto per la realizzazione anche di questa gonna, che ha la cucitura in apertura centrale, quindi cuci amiche, è facilissima da realizzare. La difficoltà è due pallini, ma possiamo trasformarla veramente a difficoltà un pallino se togliamo anche le tasche e abbiamo solo la cucitura centrale. Io personalmente la farei un po' più cortina. Tornano i pantaloni 105 nella variante B, per un look un po' più morbido la difficoltà è due palline, le taglie dalla 36 alla 46. Vige ancora il mio consiglio di togliere le tasche se abbiamo dei fianchi un po' pronunciati. Ed ecco qui che torna uno dei miei abiti preferiti di questo numero, l'abito sagomato 102B nelle taglie dalla 36 alla 44. Tre pallini di difficoltà, come vedete, con l'inserimento di una cintura non dello stesso tessuto, l'abito assume decisamente un carattere diverso. Torna anche una variante della giacca corta grigia che abbiamo visto prima, nella variante con questi dettagli nella spalla, e quindi rendiamo questo capo decisamente più imbottito. In questo caso lavoriamo il twill di lana o comunque tutti quei tessuti pesanti come il velluto a coste che danno anche rigidità e sostegno. Utilizziamo dei grandi bottoni a pressione in sostituzione degli occhielli per ottenere un giacchetto molto più veloce da realizzare. E andiamo sempre su realizzazioni veloci con l'abito a boule, il 103, nelle taglie dalla 36 alla 44, due palline di difficoltà, è decisamente confortevole e pratico. Io lo realizzerei con una felpa esterna imbottita internamente di pile, quel tessuto doppio tecnico che trovate nei migliori negozi che vendono macchine per cucire, accessori, tessuti, stoffe, e possiamo andare a realizzarlo non solo in pile interno e felpa esterna, ma anche in punto Milano o in punto Roma. Quindi potremmo optare anche per un tessuto scuba per quest'abito, perché ha proprio una forma molto rigida e strutturata. Sconsiglio le stoffe troppo leggere. La blusa con rouge 101B ritorna, l'abbiamo vista in precedenza, con questo tessuto molto più classico stile camicia anche la blusa assume un tono più classico. Cuci amiche, prestate attenzione alla lista bottonatura nascosta perché è decisamente un dettaglio raffinato. Ed ecco qui un altro masterpiece della rivista di Burda dicembre 2019, il blazer senza collo 113B nelle taglie 34 fino alla 44, ha 4 palline di difficoltà ma vale tutta la fatica. È un capo splendido, fantastico, con, attenzione, le tasche a filetto, come avete visto nel mio video tutorial correlato che trovate linkato qui sotto. Una giacca veramente immancabile che vi consiglierei di realizzare anche in Principe di Galles o nei tessuti cosiddetti piede pull, quindi tutti quei tessuti operati o anche armaturati, si dice in termine tecnico, che non sono quindi a tinta unita piatta ma che hanno delle micro lavorazioni che troviamo molto spesso nelle giacche da uomo. Facile da fare la shirt in maglia, la 118, nelle taglie dalla 36 alla 44, due palline di difficoltà, e qui il tessuto di maglia fa di questo capo un jolly da indossare nelle più diverse situazioni, perché possiamo utilizzare una maglia più sportiva, possiamo utilizzare un jersey di maglia molto lurex, possiamo utilizzare un jersey di maglia di lanetta per un effetto più casual, e quindi in base al tessuto che scegliamo anche questo bel collo leggermente a cratere ci permetterà di avere una linea veramente casual ma chic al tempo stesso. Lo possiamo lavorare anche interamente in tagliacucci. Abbiamo prima visto questa giacca con zip in ecopelliccia, adesso la vediamo nel tessuto trapuntato, è decisamente un modello versatile da indossare in montagna come in città. È un capo interessante che andrei a realizzare anche un pochino più lungo se volessi avere un pochino più caldo sui fianchi. Il modello retro.
Un abito decisamente speciale, da sogno, elegante e sensuale per i momenti di festa indimenticabili. Questa sfumatura metallica dona all'abito una notevole brillantezza, ma Cucci Amiche è pur sempre un abito a tubino molto classico con doppia pensa avanti e doppia pensa dietro, che sono quegli abiti che vestono meglio in assoluto per antonomasia. Scegliete, il mio consiglio personale, un cadì cascante, magari nero o blu per le feste, per avere anche un tono decisamente molto sobrio, o comunque un tessuto molto cascante. E se vogliamo rendere il capo decisamente particolare, un bel cadì cascante in tinta unita e questa parte ripiegata del cartamodello in chiffon per creare un gioco di cambio di tessuti decisamente haute couture. Torna nuovamente il blazer senza collo 113A, nelle taglie dalla 34 alla 44, 4 pallini di difficoltà, è decisamente un piccolo capolavoro. Possiamo utilizzare, oltre alla tecnica della tasca a listino, la stessa tecnica illustrata nel mio video tutorial correlato, anche per realizzare l'occhiello di tessuto. Torna nuovamente anche la gonna svasata 108B, sempre nelle taglie dalla 36 alla 44, 2 pallini di difficoltà, torno a restare del parere che dobbiamo alzare l'orlo di questa gonna. Romantico e dal sapore vintage l'abito midi 117, dedicato alle taglie lunghe, per cui le taglie dalla 72 all'88 io lo andrei a realizzare in una viscosa molto leggera e cascante, e ovviamente lo andrei a foderare tutto quanto, ma i tagli di questa gonna a 6 teli, perché sono 3 teli davanti e 3 teli dietro, è veramente uno stile molto classico e che sta bene a tutte. Attenzione che consiglio questo modello a chi è anche particolarmente povera di seno, perché è un modello che dà molto volume anche alle fisicità più piatte, e i polsini molto alti con l'arricciatura compensano lo scarso volume fisico del seno, dando volume alla parte alta del corpetto, per cui è un accorgimento davvero furbo. E se non volete utilizzare la gonna a teli, prendete una gonna a mezza ruota e la attaccate esattamente qui sotto, perché dalla vita in giù avrete una perfetta gonna svasata. Lo adoro, Cucci Amiche, il cappotto svasato 116 nelle taglie dalla 36 alla 44 a 3 pallini di difficoltà e i tagli che segnano particolarmente la figura. Poi il cappottino è svasato e sta veramente bene a tutte le fisicità perché non segna il fianco. Io lo andrei a realizzare in tessuto Chanel oppure in un tessuto bouclé come quello che vedete nella foto, quindi tutti i tessuti operati, lavorati. Potremmo anche andare a realizzarlo in un classico panno di lana, magari giocando su un colore scuro nei pezzi di cartamodello del fianco, un colore più chiaro che doni luce all'incarnato nelle parti centrali. Torna anche la shirt dritta che abbiamo visto prima, in tinta unita con dei bottoni gioiello, diventa un capo ben più elegante. Una nuova blusa con scollo a goccia, la 115 nelle taglie dalla 36 alla 44, a 2 pallini di difficoltà e torna ad utilizzare il velluto stretch, quindi questi tessuti che volendo possiamo lavorare anche con la taglia Cucci o comunque con lago stretch oppure con lago microtex. Attenzione quando tagliamo il velluto, Cucci Amiche, a tagliarlo nel verso del pelo e non del contropelo, perché quando andiamo in su in contropelo sentiamo che gratta un pochino il velluto. Attenzione a mantenere lo stesso verso per corpino e maniche, anche perché la lucentezza del velluto cambia se tagliato nel verso errato. Torna anche l'abito con le nervature 106B nelle taglie dalla 36 alla 44 a 3 pallini di difficoltà, a questa linea ampia con le nervature che muovono la parte della gonna, ve lo consiglio in una viscosa molto leggera, per cui vi rendete conto che anche per l'inverno vanno molto i tessuti decisamente leggeri. Usate con una scarpa molto colorata se l'abito invece è molto cupo nei suoi colori, non abbiate paura ad osare purché osiate in maniera equilibrata. La giacca kimono 110 nelle taglie dalla 36 alla 44 ha 2 pallini di difficoltà e unisce un po' lo stile orientale con un look comunque minimalista e destrutturato. In questo caso vi consiglio di lavorarla in una lana a pelo lungo molto leggera, quei jersey di lana che si utilizzano per i cardigan, perché vi garantirà anche calore nella vestibilità del capo. Una cintura non di tessuto, ma magari una fusciacca di ecopelle. Deliziosa la blusa con nastro 114 nel servizio dedicato alle taglie corte, per cui le taglie dalla 17 alla 21. Questa è una seta stampata. Vi consiglio di utilizzare questa seta stampata stile impressionista o il raso stampato stile impressionista, decorando anche con questa fusciacca, con questo nastro che impreziosisce la camicetta e la rende veramente molto bon ton. Usate eventualmente anche con una tinta unita, laddove vogliamo utilizzare anche una seta tinta burro su un pantalone blu. Sarà l'apoteosi dell'eleganza.
It's party time! Il servizio dedicato alla moda curvy vede 7 proposte super fashion per altrettante serate speciali. Partiamo subito dai pantaloni ampi, i numeri 124 nelle taglie dalla 44 alla 52. Abbiamo 3 pallini di difficoltà e vediamo un taglio decisamente lineare del pantalone. Il mio consiglio personale in questo caso è di utilizzare tessuti come il Cadì Stretch, perché sono tessuti molto fluenti, molto cascanti, ma che ci permettono di essere un pochino più aderenti nella parte del fianco. E il mio secondo consiglio personale: se abbiamo un addome particolarmente importante, non realizziamo le tasche, perché ci darebbero l'antiestetico effetto di bolla nella parte dell'apertura della tasca. La giacca scivolata può diventare un perfetto passepartout, la numero 123 nelle taglie dalla 44 alla 52, 3 pallini di difficoltà, è più elegante di un blazer, però è molto leggera e anche molto disinvolta. La possiamo abbinare ad una gonna come anche a un pantalone. Perché non realizzarla in raso per giocare anche sulla lucentezza della giacca? O perché non realizzarla in una viscosa di lana o in un cadì di lana, che è un tessuto perfetto, leggero ma anche adatto alle giacche? Nella versione lunga può diventare un cappotto con sfondo piega, il 122. Pratica e utile per tutti i giorni, non solo per le feste, la short con nastro 127 nelle taglie dalla 34 alla 52 a 2 pallini di difficoltà, ed è realizzabile anche con la taglia cuci ed eventualmente la macchina da copertura per andare a realizzare quella doppia cucitura parallela sull'orlo della nostra manica o sull'orlo della nostra maglietta, mantenendo pur sempre la cucitura elastica. Usate in questo caso anche su delle stampe, non solo sulla tinta unita, perché il modello è decisamente lineare, quindi la stampa potrebbe ingannare un pochino la forma muovendo il modello. Classico e un attimino più sartoriale, infatti abbiamo 3 palline di difficoltà per l'abito con fascia in vita al 125. Sempre nelle taglie dalla 44 alla 52, sfatiamo il mito che tagliare in vita ed evidenziare la vita sia un problema per la moda curvy. Se l'abito a tubino poi ha 2 pensine che sagomano bene il bustino e abbiamo questo taglio che sagoma molto bene il seno, sarà una garanzia di sicuro successo. E quante di voi che mi seguono, che hanno la moda curvy nel loro guardaroba fai da te, prediligono gli scolli un pochino ampi, perché sennò ci sentiamo soffocare? Questo è il modello ideale per voi. Lo realizzerei in raso pesante, lo realizzerei in un crepe pesante, lo realizzerei anche in una viscosa stampata, ma sempre dalle stampe sobrie. Se invece amiamo tessuti fluenti, leggeri ed un look più deciso, la maxi blusa 126A, sempre nelle taglie dalla 44 alla 52, ha 3 pallini di difficoltà ed è molto semplice in sé da realizzare, se non fosse per l'applicazione del collo a listino e della lista bottonatura nascosta. Ma attenzione, cuci amiche, possiamo pur sempre modificare e semplificare questo modello applicando dei bottoncini a pressione. La rivediamo infatti nella variante 126B. Bene cuci amiche, vi ringrazio per aver condiviso con me questo video tutorial sartoriale di oggi. Vi rimando a tutti i miei canali social e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel pollicione alzato e iscrivetevi al mio canale per restare sempre sintonizzate su tutti gli scatti di quotidianità creativa e sartoriale. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Pogliese.